Benvenuti, siamo in barca, è mercoledì, siamo in compagnia chiaramente di Giotto e oggi parliamo ancora delle mura di Peschiera. L'appuntamento scorso che abbiamo fatto insieme in barca ci ha visto navigare dal bastione Cantarane verso il bastione Feltrin. Adesso siamo al bastione Feltrin. Anche qua vedete il saliente, che è la convergenza di queste due cortine murarie che convergono appunto su questo saliente in marmo rosso Verona. Salgono, come vedete, e ad un certo punto sulla sommità cosa abbiamo? Abbiamo questo cerchio che praticamente, se si guarda attentamente, è una ghirlanda, sarebbe, che avvolge un'effigie marciana. Chiaramente questa effigie oggi non si vede più, perché come tutte le altre effigi del Leone di San Marco che rappresentavano la Serenissima Repubblica di Venezia, furono distrutte con l'editto che emanò Napoleone dopo la caduta della Serenissima, dopo il Trattato di Campoformio, era il 1797. Ma qua dentro, come vedete in questa foto, si può notare quello che viene chiamato un leone moica o un soldo. Quindi questa effigie marciana. A destra e a sinistra gli stemmi dei provveditori che proprio commissionarono e seguirono i lavori della costruzione di questo bastione, che fu il primo ad essere eretto. Già altre volte, se guardate sul canale YouTube Turismo Peschiera, troverete altri filmati che parlano di questo bastione come di tanti altri. Però oggi, in questo percorso, vogliamo dare continuità. Quindi dal bastione Cantarane, navigando in senso orario, arriviamo proprio al bastione Feltrin, che vi avevo appena mostrato. Vedete che la particolarità di questo bastione, fondamentalmente, è la sua parte che è crollata. Ne abbiamo parlato tante volte. È proprio qua davanti a noi. Ma oggi ci soffermeremo andando, navigando molto vicino alla sua base di questo bastione, per cercare di darvi un po' più l'idea e la prospettiva dello spessore di queste mura, di questo sistema difensivo che ha, diciamo, la forza di resistere a qualsiasi cosa, fondamentalmente, perché anche se progettato nel 500 è riuscito a resistere, come sappiamo, ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi con armi certamente moderne. Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata proprio sulla cortina Cantarane, su quei grossi solchi creati dai bombardamenti. Ecco che in questo momento, come vedete, siamo proprio contro quello che resta del bastione Feltrin. E vedete la prospettiva, lo spessore di questo sistema murario che entra all'interno di questo terrapieno. Chiaramente dopo il crollo, adesso mi sposterò appena più avanti, dopo il crollo di questo bastione si dovette provvedere anche a fissare le parti che erano crollate con questa massicciata in cotto. Però potete capire lo spessore di questo terrapieno, perché tutto quello che vedete, tutta questa bellissima scarpata terrazzata di terra, è il terrapieno che riempie l'interno di tutti gli altri bastioni che vedete oggi ancora integri, quindi circondati dalle mura, con i camminamenti sovrastanti che potete percorrere tranquillamente a piedi. Quindi è proprio l'occasione per vedere la reale profondità di questo sistema, che è veramente quasi indistruttibile, eccetto quando vengono fatti i lavori, come è successo nel 1935, di scavo, che senza saperlo erosero proprio qua sotto le palafitte in legno che sostengono la fortezza di Peschiera, perché questa fortezza ha la sua base con un sistema palafitticolo inserito in profondità nel terreno, che ha creato una base statica su cui dopo edificare questo sistema fortificato. Quindi con questa piccola pillola vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Sicuramente proseguiremo il nostro viaggio, arriveremo quindi al bastione Tognon e là ci sono delle cose veramente interessanti da scoprire. Vi ricordo anche che a Peschiera del Garda potete fare questo giro che stiamo facendo adesso con le visite guidate in barca, che partono ogni 30 minuti da Piazzetta San Marco in pieno centro storico. Vi potete sedere comodamente su una barca e farvi trasportare alla scoperta delle mura di Peschiera. Evviva Peschiera e viva il Lago di Garda!